C'era una volta una Roma incapace di vincere in trasferta da 6 mesi, non c'è più. C'era una volta Zemanlandia, dove il Foggia vinceva e piaceva, non c'è più. C'era una volta un presidente, Pasquale Casillo, sempre sorridente, non c'è più. Ora è arrabbiatissimo con i giornalisti. Non devo vendere niente, la mia azienda c'ha la forza di comprarsi la squadra più forte di Milan. No, i giornalisti la devono finire con noi, a inventare chiacchiere. I ragazzi stanno sotto pressione così. Chi vuole l'Inter, mo li vuole il Milan, mo li vuole la Lazio, mo li vuole la Roma, la devono finire. Per nulla turbato invece da quello che scrivono i giornali, Ottavio Bianchi si presenta puntuale al lavoro, in leggero ritardo Zeman. Entrambi costretti però a rinunciare a uomini importanti. Da una parte Giannini, Carnevale e Mela, dall'altra Scialinov, che ha chiesto l'aspettativa, Matrecano e Grandini. Un Foggia tutto italiano non rinnega comunque la solita filosofia, tridente e velocità. La Roma risponde con marcature attente anche a centrocampo. Comi è libero, mentre Rizzitelli è più libero del solito di spaziare nella tre quarti, pronto a far scattare appena possibile il contropiede. Succede al 20° e Dessler riesce a trovare la botta a sorpresa. La reazione foggiana è fatta di troppi passaggi e poca incisività, anche perché Baiano e Rambaudi non sembrano in gran giornata, mentre Signori deve fare i conti con un super Pellegrini. E così è la Roma a tenere sotto pressione l'area avversaria fino a sfiorare il raddoppio con Adair. Quantitativamente il Foggia c'è, ma con la testa forse no. La riprova al 40° quando Baiano riesce a sbagliare il rigore che Lobello concede per un presunto fallo in area su Consagra. Zinetti è bravissimo, come lo sarà nella ripresa, quando il Foggia mostra una maggiore capacità di manovra sfruttando di più fasce laterali e consueti inserimenti dei difensori. Rizzitelli e Dessler però non disdegnano di tenere in ansia la retroguardia foggiana, almeno fino a quando la Roma non resta in 10 per l'espulsione, doppia ammonizione, di Bonacina. Il Foggia attacca con furore ma paga la giornataccia di Baiano. Alla mezz'ora il gol che chiude la partita ancora con Rizzitelli nei panni di ispiratore, ma stavolta a favore di Aldair. Troppo tardi infatti il Foggia ritrova lo champagne dei giorni migliori, qualche affanno davanti a Zinetti per merito di Codispoti e Petrescu, ma Zemaniani in gol solo allo scadere con Signori, quando già il pubblico ha avviato una contestazione forse troppo severa nei confronti di tecnico e squadra. Anche Bianchi non capisce. Aveva un allenatore il più bravo fino a ieri, non vedo perché non debba esserlo ancora adesso. I giocatori che hanno delle grosse capacità, mi sembra che il calcio stia un po' assumendo delle dimensioni che non hanno senso. Dei toni troppo drammatici. Ma sì, è una squadra che, non lo so, io forse sarà perché sono invecchiato precocemente, ma mi sembra che siamo un po' tutti fuori giri. Beh, vedere la Roma oggi si è drammatizzato anche a Roma in passato. Beh, questo è un discorso a parte, noi siamo primi della classe lì. Zeman era il profeta, ora Zeman che è? No, ripeto, sono i risultati, ripeto, oggi come partita sono rimasto soddisfattissimo quello che abbiamo fatto, penso che abbiamo giocato come abbiamo giocato all'inizio del campionato, con queste prestazioni si vincevano le partite, oggi no.